Io non sono stato solo il pontiere, me la sono inventata l'alleanza tra PD e 5 Stelle. Bisogna entrare nella mente dei due protagonisti per capire cosa succederà nelle prossime ore e come farà Giuseppe Conte, che davanti agli arresti per voto di scambio ha fatto saltare le primarie per il candidato sindaco di Bari, andando allo scontro con Elly Schlein, a non strappare anche con Michele Emiliano, nella cui giunta il movimento continua a sedere. Far finta di nulla non è possibile. Il sodalizio tra i due è storia antica e fu benedetto dall'ingresso del movimento nella giunta Emiliano proprio all'indomani delle elezioni amministrative, finite ora nel mirino della magistratura che indaga per voto di scambio. Da una parte la 5 Stelle Rosa Barone, assessora al welfare, dall'altra ai trasporti la signora delle 20.000 preferenze, Anita Mauro di Noia, ora indagata per corruzione elettorale e anche allora indagata ma poi prosciolta per un'altra vicenda relativa ad appalti e forniture pubbliche. Anita è intimorita, è inutile che fai finta di nulla, devi avere pazienza. Il 4 aprile, quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta con il decreto di perquisizione che mette nero su bianco l'ipotesi di corruzione elettorale, lei di preferenze si è dimessa dalla giunta regionale, mentre il Movimento 5 Stelle è ancora al suo posto. Noi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con estrema tranquillità e serenità. La prudenza di queste ore va letta anche alla luce del rapporto personalissimo che Conte ed Emiliano hanno costruito in questi anni. Un rapporto che si è persino rinsaldato nei momenti più critici. Quando una cosa ti convince è giusta, hai il dovere di continuare a perseguirla. Durante la campagna elettorale del 2022, mentre Letta e Conte si rinfacciavano a vicenda la rottura del campo largo, in Puglia Conte ed Emiliano continuavano ad andare d'amore e d'accordo. Il presidente Emiliano è rimasto dispiaciuto, ha dichiarato chiaramente, delle decisioni che hanno assunto il vertice del PD, e se quando c'erano queste condizioni noi portiamo avanti questo rapporto con Emiliano. Affettuosità reciproche, tanto che Emiliano arrivò a benedire persino il voto al Movimento 5 Stelle, in quel momento avversario a livello nazionale, come un voto comunque utile contro Giorgia Meloni. Gli elettori dovranno scegliere in che modo farci battere le destre. Adesso che le destre puntano a riprendersi Bari e a buttare giù il laboratorio Puglia sulla scia delle inchieste giudiziarie, per Michele Emiliano e Giuseppe Conte è arrivato il momento della verità. Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato una conferenza stampa a Bari per domani. Un eventuale ritiro dalla giunta degli assessori sarebbe cosa buona e giusta, ma temo che non ci sarà tutto questo coraggio da parte di Giuseppe Conte.